Cari concittadini, buonasera. Voglio aggiornarvi sulla comunicazione che vi ho fatto in serata perché, come dicevo in serata con un mio comunicato, anche a Santa Maria Vico abbiamo registrato un caso di coronavirus. Mi è stato comunicato alle 22 dalla Protezione Civile regionale e oggi abbiamo attivato in serata tutte le procedure del caso. In questo istante mi trovo nel comando della Polizia Municipale con i collaboratori della Polizia Municipale, con diversi amministratori e insieme all'ASL e precisamente alla dottoressa Merla abbiamo avviato tutte le procedure del caso per andare a individuare i parenti di questo nostro concittadino. Lui tornava da un viaggio all'estero proprio nei giorni scorsi e si è ricoverato presso l'ospedale di Caserta, tuttora è ricoverato presso l'ospedale di Caserta. Ed isolato perché in serata è arrivata un'analisi di questa possibilità. Ovviamente si aspetta l'altro tampone che sarà fatto alla Spallanzani di Roma, ma chiaramente le procedure le abbiamo attivate immediatamente per fare in modo di tutelare e mettere in sorveglianza tutti coloro che lui ha contattato in questi giorni. Al momento l'ASL mi ha comunicato che dalle indagini espedite in queste ore quattro familiari sono messi in sorveglianza. Noi continueremo a seguire e a fare tutto quello che è nel nostro dovere per garantire tutta la comunità, ma è nostro dovere anche stare tranquilli, seguire in maniera puntuale tutte le indicazioni che abbiamo dato. Noi dobbiamo renderci conto che questa è una epidemia che possiamo sicuramente superare seguendo quelle che sono le direttive. Dobbiamo frequentare poco i luoghi affollati, dobbiamo, gli anziani devono restare a casa, ci dobbiamo salutare solo con un saluto senza troppa affettuosità, lo sapete, ci vogliamo bene, ma è importante che adesso seguiamo gli indirizzi. Quindi noi, Santa Maria Vico è una grande città, sicuramente supereremo anche questa difficoltà che sta attraversando non solo l'Italia, ma tutto il mondo. Vi invito a seguire le direttive. Nelle prossime ore vi darò altre comunicazioni, ma oggi quello che dobbiamo fare, dobbiamo ringraziare tutti gli operatori, in particolare quelli sanitari che stanno lavorando per, in maniera imponente per fare in modo che noi possiamo, i nostri concittadini possano superare questa difficoltà. La mia vicinanza va a quelli che sono in sofferenza in questo momento, ma il mio appello è a tutti voi. Non facciamoci prendere dal panico, continuiamo a stare sereni, ma dobbiamo essere responsabili, dobbiamo fare in modo che le indicazioni che dà sia il Ministero, il Governo, sia la Regione e le direttive che diamo noi devono essere rispettate scrupolosamente. Questo è il mio invito, questo è il mio appello che vi faccio a tutti voi perché è un periodo difficile che sicuramente supereremo tutti insieme se sono elementi elementari che dobbiamo rispettare. Grazie, vi aggiornerò anche domani mattina per l'evoluzione del caso. Buonanotte a tutti.